Buongiorno a tutti, ben ritrovati. 12 e 34 minuti in questo istante, mercoledì 12 maggio, nuova puntata di Goodman Milano in vostra compagnia. Un buongiorno a tutti, a tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento. Siete in tanti, come sempre, tanti anche i commenti che arrivano. Quest'oggi ve lo dico, siamo anche in diretta su Twitch, una prova. Stiamo vedendo un po' di aprirci a nuovi orizzonti e come al solito Milano News non si fa perdere nulla, quindi proviamo anche queste nuove tecnologie, insomma, che parlare così sembra altro che un boomer, ben oltre il boomer sono, ma entriamo nel vivo della nostra trasmissione perché è tornato a trovarci, siamo ben contenti, un ospite con cui abbiamo già fatto tante cose belle insieme soprattutto, ma soprattutto belle, ne abbiamo fatte tante ma soprattutto belle. Sto parlando di Francesco Quistelli di Atlantis Company, buongiorno Francesco. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, un po' che non ci siamo, non ci vedevamo, effettivamente l'anno scorso è stato un anno un po' strano per tutti quanti, ma finalmente possiamo tornare a fare queste cose belle di cui parlavo poco fa insieme. Ma prima di raccontare che cosa sarà, perché insomma sarà l'appuntamento che ogni anno Atlantis Company ha verso ottobre, l'anno scorso ovviamente con tutto quello che è successo non è stato fatto, ma quest'anno ritornerà, che è Reinventing Fundraising. Ma ricordaci un po' che cos'è Atlantis Company e che cosa fate di bello. Certo, Atlantis Company è una società che è specializzata nel terzo settore, nel mondo non profit. Ci occupiamo di raccolta fondi, di comunicazione, ufficio stampa, di strategia per tutte le organizzazioni di volontariato, le ONG, insomma tutte le organizzazioni che si occupano di solidarietà. Infatti il nostro motto, che un po' sintetizza quello che facciamo, è: diamo energia alla solidarietà, e siamo specializzati in questo. Con voi veramente lavorano i più grandi di questo settore ormai, nel senso che siete veramente Sì. da anni, ormai da quanti anni è che siete sul campo proprio? Siamo non tantissimi, sono 6 anni ormai, stiamo crescendo, dai. Sono 6 anni in cui vi siete fatti da subito conoscere perché avete da subito pensato a un momento, che subito, già il primo anno l'avete fatto, non mi ricordo, ma forse sì, no? Reinventing Fundraising è una cosa che vi siete inventati, che hai inventato tu proprio, Francesco, Inventati. giusto? Sì, l'ho inventato, ce lo siamo inventati tutti come team, che è fondamentale. È un'azienda che lavora molto in termini di lavoro di squadra, quindi è stata un'idea che abbiamo sviluppato 6 anni fa, abbiamo portato avanti prima partendo in piccolo, adesso anno dopo anno abbiamo provato a crescere. Devo dire, siamo cresciuti l'anno scorso, ci siamo per forza di cose fermati, e quest'anno vogliamo ripartire alla grande in presenza a Milano a inizio ottobre. È interessante però perché È vi siete un fermati. evento che Dicevo, vi siete fermati lo scorso anno, non perché non si potesse, ormai chiunque ha trovato il sistema per fare qualunque cosa, no? Lo scorso anno tra live, non live e cose simili, abbiamo fatto di tutto. Ma proprio perché avete detto no, il nostro evento non è un evento che va fatto là, online, su queste piattaforme, adesso è un evento dove ci si deve incontrare, giusto? esatto, è proprio una scelta. Noi desideriamo fare reinventing perché crediamo che sia un luogo dove mettere in circolo nuove idee, nuovi contatti, nuove relazioni, e pensiamo che tutto questo fatto appunto per la solidarietà, per il non profit, e crediamo che il contatto umano, l'incontro in queste occasioni sia assolutamente indispensabile. Proprio l'informale, il non detto, il guardarsi negli occhi, riuscire a scambiare anche questa energia va fatta in presenza. Quindi abbiamo proprio deciso l'anno scorso di rimandare l'evento appena possibile, e appena possibile il prossimo ottobre siamo sicuri che si potrà fare, e crediamo insomma che possa dare un contributo al reinventare, a rigenerare energie nuove a favore della solidarietà nel mondo non profit. Per quei pochi che si sono persi le scorse edizioni, ricordaci che cos'è Reinventing Fundraising, a che cosa si può assistere e poi se magari c'è anche qualche anticipazione su cosa avverrà in questo ottobre 2021. Certo, assolutamente. È un evento che si svolge in 2 giorni. Quest'anno sarà alla Fondazione Stelline a Milano, in Corso Magenta. Vorremmo
luogo molto, molto bello, molto significativo. È un evento dove ci sono diverse plenarie, diversi workshop divisi per temi, quindi dal fundraising alla comunicazione sociale, dall'organizzazione interna alla responsabilità sociale d'impresa, ma si arriva anche alla filosofia. Avremo ospiti dei filosofi, avremo ospiti dei testimonial molto importanti che diciamo, sostengono le organizzazioni non profit. È un luogo dove chi vuole approfondire i temi del non profit, in particolar modo della comunicazione, della raccolta fondi, della solidarietà, di come continuare a generare questa opportunità di partecipazione per le persone al mondo della solidarietà, insomma, è il luogo giusto dove venire. Ci saranno più di 60 relatori, di 30 incontri, 5 plenarie, ci sarà una bellissima cena sotto le stelle, tanta musica e Un attimo, salta un attimo la connessione, adesso poi ripristineremo sicuramente con Francesco. Francesco, mi senti? Sì, benissimo. Dicevo, tantissimi appuntamenti che ci sono all'interno di questo evento. Che cos'è l'evento di cui sarai più orgoglioso nel calendario di quest'anno? Cos'è che ti fa impazzire? Vediamo se Francesco mi segue. Guarda, c'è un incontro, sono tutti assolutamente interessanti. C'è un incontro con Andrea Colamedici, che è un filosofo, che ci parlerà appunto del ruolo della solidarietà nella filosofia e nei tempi moderni. Sarà sicuramente molto interessante, una bella plenaria. Ci sarà una plenaria dedicata alla creatività con i più bravi creativi italiani, che si occupano non solo di mondo non profit, ovviamente, ma anche di mondo profit, che ci racconteranno quali sono le creatività più belle a loro giudizio di questi anni. Quindi ci sono veramente tantissimi appuntamenti. Ci saranno grandi, insomma, responsabili delle televisioni e dei media, che racconteranno come il ruolo dei media è fondamentale, importante, per continuare a sostenere la solidarietà, quindi dalla RAI tutti gli altri player del settore. Insomma, è un evento che culturalmente ha un alto spessore, a mio avviso, ma è anche un evento dove c'è una facilità di scambio, di incontro, che è proprio quello che è su, sulla quale puntiamo. Insomma, si esce da Reinventing con tante idee, tanta energia e tanta voglia di fare bene il nostro lavoro e di continuare a sostenere le organizzazioni non profit. Allora Francesco, ricordiamo bene quando sarà Reinventing e come si può fare per venire proprio a vedere, per partecipare, come Certo. funziona? C'è un fantastico sito che è reinventinonprofit.it, si può andare sul sito, ci sono tutte le informazioni per l'iscrizione. In questo momento c'è una preiscrizione con un bello sconto fino a giugno, quindi chi vuole può accedere. Sarà inizio ottobre, il 7 e l'8 di ottobre, quindi c'è tanto tempo. Ovviamente c'è tutta la garanzia in caso di impossibilità di fare l'evento causa pandemia, ma sono sicuro che così non sarà, di rimborsi, di tutele, insomma, per chi si è iscritto. Quindi iscrivetevi, venite, partecipate, sarà una bella Perfetto. cosa, e sono sicuro che anche Milano News sarà con noi anche quest'anno, quindi avrete modo Come sempre di raccontarlo in cercheremo diretta. di raccontare in diretta, come tutti gli anni, cercheremo di raccontare in diretta quella da 2 giorni proprio dal luogo del delitto, come si dice in questi casi, per cercare Esattamente da di lì. raccontare subito a tutti quanti quello che succede e intercettare queste interessantissime persone che appunto testimonianze, storie, testimonianze di lavoro, di grande abnegazione verso questo tipo di esperienze che insomma appunto possono essere raccontate solo ed esclusivamente durante il Reinventing. Quindi davvero noi siamo solo contenti di essere i vostri media partner all'interno di questa bellissima manifestazione. Francesco, ti ringrazio tantissimo allora. Ci Anche noi. sentiamo a prestissimo, ne parleremo ancora anche nelle settimane prossime.
parleremo ancora di reinventing, parleremo ancora di coloro che verranno, anzi, molto probabilmente qualcuno riusciremo anche a intercettarlo per farci dire un po' prima, magari ancora di cosa vorremmo raccontare, di cosa racconterà durante reinventing, così che insomma venga voglia a chi ci sta seguendo anche di venire poi al Palazzo delle Stelline il 7 e l'8 ottobre, per reinventing. Grazie mille davvero, Francesco. Perfetto, ok. Allora, Pia, grazie mille. Chiudiamo pure il collegamento con Francesco qui di Atlantis Company. Grazie mille, Francesco. A prestissimo a Reinventing. Grazie. Appena potremo vederci, saremo Ciao, ben contenti grazie. di incontrarci di nuovo e appunto di raccontare tutto quello che sarà Reinventing nella versione 2021. Grazie mille davvero a Francesco Quistelli di Atlantis Company. Andiamo avanti, siamo a metà della nostra trasmissione, come sempre, sapete, in questo momento arriva il momento dell'incursione poetica delle foche parlanti, ma c'è chi si chiede anche, magari, che è la prima volta che ci vede, chi siamo, cosa facciamo, questa è Milano News, se è la prima volta che ci vedete, beh, insomma, sono 5 anni, anzi 6 anni, dal 27 aprile sono 6 anni che trasmettiamo su questa pagina Facebook e siamo ben contenti di essere nei vostri computer, nei vostri telefonini, nei vostri smartphone, tutte le volte che abbiate voglia di avere informazioni sulla nostra città, su Milano. Tutto quello che fa Milano viene raccontato qui a Milano All News. Come dicevo, è la metà trasmissione di Good Morning Milano, è quel momento in cui arrivano le foche parlanti, un poetry club che con le loro poesie ci danno un momento di riflessione all'interno di questa giornata frenetica, come sempre nella nostra città. Oggi è il turno di Alice Bertolasi e quindi l'incursione poetica delle foche parlanti. Certi iridi fanno da cornice alla nostra danza. Noi dentro, pinzate salde al telaio. Le telecamere accese, i microfoni spenti. Uditrici semplici, mercenarie, disertanti ogni servizio di leva. Mormoriamo amore. Mormoriamo. Certi iridi fanno da cornice alla nostra danza. Noi dentro, pinzate salde al telaio. Le telecamere accese, i microfoni spenti. Uditrici semplici, mercenarie, disertanti ogni servizio di leva. Mormoriamo amore. Mormoriamo. E insomma, queste sono le foche parlanti, non solo parole, vedete, anche ben di più, è qualcosa che va oltre la vera e propria arte, è il momento, è l'incursione poetica delle foche parlanti. Questa era Alice Bertolasi, la ritroveremo comunque anche venerdì, come sempre, all'interno di Good Morning Milano. Oggi è mercoledì invece e alle 12:47 minuti mi collego con l'ospite del mercoledì, che non è solo un ospite, ormai è un mondo, perché il mondo di Milano integra. Buongiorno Albi, buongiorno Antonio. Buongiorno. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. E diamo il benvenuto anche a Michelle Vincent, che è con voi. Good morning, Michelle. Good morning. Hi Michelle, thank you for accepting our invitation. We're glad you're here with us. Allora Albi, Antonio ormai lo conosciamo, siamo, ce l'hai presentato, sappiamo essere un'altra delle colonne portanti di Milano Integra. Chi ci hai portato invece quest'oggi? Perché hai voluto al tuo fianco e al fianco di Antonio anche Michel? Allora, intanto grazie per la domanda. Come sai, noi stiamo in questo periodo, siamo molto attivi sul territorio, nonostante, insomma, il periodo un po' limitante. Stiamo continuando a creare reti, a generare nuove relazioni, a interagire con diversi soggetti del territorio e grazie a questo lavoro lo sta svolgendo per la maggior parte Antonio, no? Che segue tutta la progettazione, le relazioni. Abbiamo intercettato Michelle, che proviene dagli Stati Uniti, è fotografa ed è anche la vice segretaria degli American Democrats Abroad, e lei porta, insomma, una testimonianza reale di quello che è l'impatto di un cittadino expat che arriva a Milano e, insomma, abbiamo pensato che fosse interessante portare un caso così reale, visto che è arrivata per motivi di studio, ma poi ha deciso di fermarsi a lavorare. Quindi
Con lei, oltre quindi a portare questa testimonianza, abbiamo trovato poi anche un punto in comune su cui, come dire, dal quale poi partire e lavorare, perché appunto essendo lei vicina alla comunità degli American Democrats, quindi si tratta in realtà di membri diversi, di target diversi, famiglie, lavoratori, è un altro soggetto che vogliamo, come dire, assistere e supportare affinché possa, insomma, interagire bene col territorio, ecco. Quindi questo è un po' un'introduzione, Michelle poi adesso ci racconterà e lascio un po' la parola a Antonio che fa magari un'introduzione anche per Michelle, ecco. Ok, dunque per il momento noi stiamo ovviamente, come diciamo neanche nella scorsa volta in cui ci ha avuto ospiti, in occasione tra l'altro di un compleanno di Milano All News, noi stiamo cercando di espandere il più possibile non solo agli expat, ma in generale a tutti quelli che scelgono Milano come tappa importante della loro vita. Questo ovviamente presuppone una cittadinanza attiva e una continua interazione con le istituzioni che spesso vengono da noi contattate o ancora più spesso ci contattano. I'd like to translate this in English on Michelle's behalf. Milano Integra is something connected with active citizenship and with the provision of opportunities for everybody who chose Milan as an important stage of their life. So institutions connect with us as we connect with them, and everybody interested is now welcomed with open arms. Given also the fact that we must restart after the COVID-19 pandemic. Yeah, so Michelle, we would like you to introduce, you know, a bit of yourself, and you can tell us the problems you faced with your, you know, your move to Italy, especially in Milan, and then we can go further with some other information. So welcome. Thank you for having me. So I think I had a little introduction already, but I'm American, and as Albie mentioned, I'm a photographer. I had a few less problems than some other immigrants might have because I did a study abroad program when I was at my university back in 2015 and again in 2016 because I couldn't get enough. So I came to Viterbo, actually, originally, which is, for people who don't know, in central Italy, not too far from Rome. So I had kind of someone to hold my hand to help me get used to Italian culture, and yeah. I had a phenomenal time, and it was amazing, and I just had to come back. So long story short, basically, I about 2 years ago now, I came back here, and I am teaching English, as a lot of foreigners do here, and trying to build my photography business once again from the ground up. When you change countries, you have to kind of start over, and it's a little bit rough. But I also got married, and my husband is not Italian, so he's Brazilian, which I did not anticipate. You know, I thought when I moved to Italy I would maybe find an Italian, but you know. But you know, we had to deal with a lot of Italian bureaucracy, of course, which is the number one issue even Italians have to deal with. So neither one of us being local, we really struggled through this process because maybe there are some unspoken things that we aren't aware of that others might be. And I actually went and wrote a very detailed long blog post about how to get married in Italy if one of you is not a Italian citizen, just to try to save other people from all of the hardships we went through. Yeah. Hold on a second, sorry. Ecco, Fabio, e per gli amici che ci seguono, esatto, questo è stato come abbiamo conosciuto Michelle, perché lei ha un suo sito, michellevincentphotography.com, mm-hmm. che potete andare a visitare, e quando si è trasferita qui ha conosciuto questa persona che è diventato oggi suo marito, sono sposati, e lei ha trovato delle difficoltà enormi per poter eseguire la procedura, quindi ha pensato di scrivere in modo... Suo marito non è italiano, neanche suo marito, ho capito bene, brasiliano. No, è brasiliano, esatto, quindi la vicenda era molto più complessa, no? E lei è riuscita, sono riusciti a sposarsi, però ha pensato sul suo blog di portare questa procedura nei minimi dettagli ed è stato super interessante. Quindi da lì poi abbiamo preso contatto e... You can go ahead, Michelle, sorry, I was just translating that part. Però Albi, la cosa interessante di Michelle
è che non è solo una expat che magari appunto ha analizzato il processo complicato del far mettere famiglia su a Milano, ma è anche vicepresidente, se non sbaglio, del Democratici, gli Americani Democratici all'estero, giusto? Qualcosa del Sì, genere? esattamente, esattamente. Michelle, American do you want to Democrats tell some Abroad. about your role in the American Democrats Abroad? Or Yes. you can just introduce what is a What is Democrat, it? you know? Okay. So Democrats Abroad is the official branch of the Democratic Party in the United States. So the United States voting system is a little bit complicated, and each state gets a certain number of representatives when we vote, essentially. It's Yeah. complicated than that. But Democrats Abroad in primary elections gets a certain number of those electoral votes. So we essentially act as a state, but it's Okay. all the Americans living outside of the United States that choose to vote with Democrats Abroad. So it's a community, right? It's a large community. Yes, it's quite a large community spread all over the world, and there is also a Republicans group, but of course I'm here for Democrats, so Chiedo scusa, Albi, di a Michelle che chiedo scusa per la cravatta rossa, allora non sapevo. So che per loro la Fabio, cravatta. Fabio is just, yeah. Actually, Fabio would like to apologize for his redneck tie because he didn't know about your political leanings. I'm so sorry, Michelle. Okay. Go on. Okay, so it's all very complicated, but basically, each country has a national board. So we have the Democrats Abroad Italy board, but we also have smaller chapters. So I'm the vice chair of the Northern Italy chapter. And our biggest role is to help Americans vote while they're living abroad because it's not as simple as it should be. It can be very confusing. Some people aren't even sure if they can vote. Or they try and then, it doesn't go right and then their vote doesn't get counted. And as we have seen in the past, every vote matters, and the outcome of an election can really make a difference. So, it's really important to us to make sure that everyone can vote. We try to create a sense of community with events, and bring people together and feel like they're still at home and have a community even when they're living abroad, which of course aligns perfectly with something that Milano Integra does. So it's a Exactly. great chance for us to kind of blend these two organizations. Yeah, exactly. This is what we are trying to do. So to put together some resources and to help these communities, we have in our territory, So not only American Democrats Abroad, but we are just doing some partnership with some other local organizations. They are administrated by expats, of course. So this is the direction that we are moving through, and we're glad to be a strong advisor, let's say, Of course, is a double check word, So Antonio, io volevo che spiegassi un attimo Certo. il lavoro che stiamo facendo in generale, noi come Milano Integra con le istituzioni anche locali, il Capito, progetto. assolutamente Sì, sì. esatto, Albi, se sbaglio, quello che assolutamente mi sì. sembra che state facendo, appunto Antonio, confermi se sbaglio, è state cercando di creare veramente una vera e propria community che vada oltre appunto le singole community di expat, in questo caso di Democrats o di varie altre Sì. natura, ma creare una sorta di network che possa racchiudere all'interno tutte queste realtà che poi appunto a Milano hanno Ma bisogno c'è una di cosa. muoversi, giusto Antonio? Dimmi Sì, c'è pure. una cosa molto bella che ha detto Michelle all'inizio, quando ha parlato della sua esperienza in Italia centrale anche, che lei è stata presa per mano, letteralmente. Quindi, evidentemente, l'esperienza è stata molto migliore per lei perché c'è stato qualcuno che l'ha supportata, che l'ha presa appunto per mano. Noi vogliamo fare assolutamente questo, cioè tutte le realtà, quelle di expat piuttosto che di attività sul territorio, piuttosto che di assistenza anche legale o medica o semplicemente sociale, quindi tutte le mani che riusciamo a dare a sostegno di chi, expat o meno, scelga Milano come tappa importante della sua vita, è assolutamente Chiarissimo. benvenuta a collaborare con noi e molti già collaborano con noi, molti ci...
segnalano anche delle opportunità oppure semplicemente abbiamo un dialogo efficace con loro. Esatto, il senso di questo è che Milano Integra, rispetto a quando è stata costituita e quando è stata, come dire, concepita, durante tutto questo tempo abbiamo realizzato che la posizione nostra è come dire, la chiave di tutto questo. Cioè noi ci posizioniamo esattamente a metà tra le comunità che ci sono sul territorio, okay, e le istituzioni, attività commerciali, eccetera, eccetera. Quindi favoriamo questo dialogo, è come se fossimo dei mediatori, no? Quindi man mano presenteremo, insomma, i referenti con cui stiamo interagendo. Quindi okay, questa volta è toccato a Michelle e siamo molto contenti, allora, di averla. Albi, ti ringrazio tantissimo. Allora, grazie mille davvero per averci fatto conoscere Michelle e tutto questo mondo a noi sconosciuto, ma che invece è molto interessante, che appunto potete anche approfondire tramite Milano Integra o tramite i link che metteremo nella descrizione a questa diretta, nei commenti a questa diretta. Quindi Albi, Antonio e Michelle, grazie mille davvero per il vostro contributo con Milano Integra. Ci vediamo mercoledì prossimo, allora, va bene? Grazie a voi. Grazie Fabio, thank you Michelle again for being with us. Would you like to tell your website so they can go and visit, or the American Democrats Road? So my website for my photography, that also I sometimes make posts about being a foreigner here, is my name, michellevincent.com. Okay, great. .com for the photographer and for the American Democrats Abroad. It is democratsabroad.org. O-R-G. O-R-G, right, okay. E per ultima, ma non ultima, www.milanointegra.org. Right, okay. So grazie, thank you so Fabio. Much. Grazie. Grazie mille a voi, buona giornata, grazie mille a voi, buona giornata, grazie mille per esservi collegati con noi, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito da casa, mercoledì 12 maggio 13.01 chiudiamo questa puntata di Good Morning Milano, noi ci vediamo venerdì sempre qui in diretta per un'altra puntata, sempre per raccontarvi Milano e i protagonisti che fanno grande la nostra città, venerdì torneremo sul tema annoso del CPR di Via Corelli, grazie mille, arrivederci, a presto.